Ciao, sono Salvatore Dama e questo è Leone da Tastiera, il mio podcast. Questo è Leone da Tastiera, il podcast di Salvatore Dama. This is Leone da Tastiera. Allora, andiamo con un po' di sommario. Parliamo del senatore Pillon che rivela la sua anima metal, poi di Gigi D'Alessio e la signora con l'amante che è finita nel suo video e che adesso va anche ripagata, Naomi Campbell e la finta beneficenza, il passamontagna chic, nuovo accessorio di moda, Fedez che nel suo ultimo album ci è andato duro, molto duro contro Matteo Renzi e poi rimaniamo sempre in casa Ferragnez con il mistero della cagnaviva e della gatta morta e infine parliamo di politicamente corretto e come viene distrutto il vocabolario in Francia. Andiamo! Leone da Tastiera, il podcast di Salvatore Dama. This is Leone da Tastiera. Dai, mettiti a lavorare che oggi non hai fatto un cazzo. Ma no, dai, non essere così severa. Sto lavorando. È lavoro non retribuito, però è lavoro anche questo. Il senatore Pillon, che è quello ultra tradizionalista della Lega, quello che se la prende con i gay, con tutto quello che non è famiglia tradizionalmente intesa, rivela però di avere un'anima metal. Spiega che lui ascoltava e suonava anche hard rock e in replica ai Maneskin con i quali era entrato in polemica per il loro abbigliamento molto fluido, l'utilizzo di calze a rete ed altri accessori tendenzialmente femminili ma che loro i maschietti dei Maneskin utilizzano senza alcun problema in un qualcosa che può essere definito come punk fluid. Ebbene, Pillon sostiene che lui ai Maneskin preferisce i Metallica. Esatto, i Metallica. Non ci posso credere. Ma davvero fai? Non lo so se devi credere a me o a lui, però sì, io tendenzialmente mi fiderei. Leone da Tastiera, il podcast di Salvatore Dama. This is Leone da Tastiera. Gigi D'Alessio, Gigione D'Alessio, che cosa è successo? Una donna di Benevento che passeggiava per strada a Napoli, non da sola, ma con il suo amante, è finita immortalata in un videoclip del cantante napoletano. E questa cosa succedeva un tot di anni fa, non era una presenza sullo sfondo poco riconoscibile, ma passeggiando la signora addirittura guarda in camera e quindi viene ripresa in primo piano. La canzone si chiama Oi Nennanè e fu all'epoca dei fatti un successo discografico. Il video era legato a sorrisi e canzoni e la signora di Benevento fu sgamata in pieno e le corna divennero di dominio pubblico. Ebbene, la signora si è sentita in qualche modo violata nella sua privacy, ha denunciato il fatto e oggi, dopo X anni, i tempi della giustizia in Italia sono quelli che sono, la Cassazione le ha dato ragione e ha deciso che la Sony deve sganciare un tot di soldi per risarcire la donna.
Leone Dante Stereo. Naomi Campbell, che ha fatto? C'è una polemica in Inghilterra per la finta beneficenza della Top Model. La sua fondazione, che è attiva dal 2005, è finita sotto inchiesta per aver consegnato in ritardo i bilanci. Ebbene, in questa storia è venuta fuori che nel 2019, su 1,72 milioni di sterline incassati sotto forma di donazioni, appena 5.000 sterline, cioè una percentuale molto molto bassa, sono andati a progetti benefici. Invece buona parte dei soldi, non tutti, ma una cifra sicuramente più considerevole rispetto a quella che è andata in beneficenza, sono stati spesi in consulenze e rimborsi spese. Non ci posso credere. No, ma davvero fai? Sì, faccio davvero, ci devi credere, perché questa cosa è venuta fuori e non ci sta facendo una bella figura Noemi, e non so se c'è una suggestione o un collegamento logico in questo passaggio, ma ora parliamo del passamontagna chic. Beh sì, un po' c'è, perché si parlava di moda, e però il passamontagna è anche evocativo di qualcuno che fa i scippi, che fa le rapine, ok, quindi diciamo c'è un duplice canale di collegamento con la notizia di prima. Il passamontagna chic, c'è quello di Gucci, c'è quello di Fendi, quello di Cashmere in Love e via discorrendo. Una volta il balaclava, questo è il suo nome originario, dalla città in Crimea dove è stato inventato, era un oggetto di utilità militare, nel senso che venne introdotto dai soldati inglesi durante la guerra in Crimea a metà dell'Ottocento. Poi fino a un tot di anni fa era un capo di abbigliamento prediletto innanzitutto dai motociclisti e poi ovviamente dai rapinatori, soprattutto i rapinatori. Come alternativa confortevole alla classica calza, quella che si metteva in faccia per entrare in banca, non per fare un prelievo ordinario ma diciamo forzoso. Ora invece è diventato un capo di abbigliamento di moda, lo producono i brand più famosi e può arrivare a costare anche 300 euro per i modelli griffati e quelli in cashmere. Perché uno si domanda deve spendere 300 euro per un passamontagna? Diciamo che parte del merito o della colpa, a seconda di come si guardi la questione, lo si deve alla musica rap. I rapper, che nel frattempo sono diventati anche degli influencer e dei trendsetter, li indossavano e li indossano tutt'oggi nei video musicali in omaggio un po' all'estetica gangsta, no? Di cui si ciba ampiamente la sottocultura hip hop, che oramai tra i giovanissimi è diventata cultura dominante. Ed è eccola là, e orde di ragazzini che vanno in giro col passamontagna mimando con le dita il click della beretta. Tutto ok. This is Leone Dante Stereo. E ora parliamo di Fedez. Fedez ha appena rilasciato il suo nuovo album, Disumano, che è un LP dove ci sono varie canzoni, alcune già edite, erano i singoli dell'ultimo anno e mezzo, appena dopo la pubblicazione dell'album precedente. C'è il singolo di Sanremo e tattaratarata, e però ci sono anche un tot di canzoni nuove. Alcune sono diciamo politicizzate, e d'altronde Fedez negli ultimi mesi non si è mai fatto mancare lo sfizio di entrare a gamba tesa nel dibattito politico, prendendo posizione su vari temi, anche se i suoi detrattori sostengono che lui imbraccia soltanto delle campagne che siano facilmente monetizzabili sui social. Forse hanno ragione, forse no, non lo dobbiamo dire noi, però una costante degli ultimi mesi è stata quella di prendersela con Matteo Renzi proprio come bersaglio privilegiato, e sentite che cosa dice in una delle canzoni dell'album Fedez di Renzi. Come Renzi quando si è preso 80.000 petrodollari sauditi,
80k che se togli il volo privato, i salatini e le spese. Ma non è vero che per fare i soldi dovevo sapere l'inglese. Anche se Renzi non lo vuole ammettere, i sauditi non amano mettere ai giornalisti il bavaglio, li mettono direttamente nel bagaglio a mano. Toccata pianissimo, devo dire, toccata pianissimo nel vivo di tutta la polemica che c'è intorno all'attività di convegnistica di Renzi all'estero, che fa tanto discutere, soprattutto a sinistra, e indigna molto i suoi ex compagni del PD, ma non solo quelli, 5 Stelle e tutte le polemiche che già conosciamo. Ma rimaniamo in casa Ferragnez, però qui ci vuole una sigletta adeguata. E ora la notiziona del giorno. Ma ti prego, Salvatore, smettila di dire cazzate. Ma non dico cazzate, dai. Poi questa è un mistero più che una cazzata. Allora, meglio una cagnaviva che una gatta morta come mantra di vita. Questa è una frase che è apparsa sui social di Chiara Ferragni. In realtà è una citazione di Mischeta, parole che la cantante milanese dice all'interno di uno dei brani contenuti nell'album di Fedez, quindi tutto torna, tutto in famiglia. Però è una caduta di stile, boh, non lo so, cioè diciamo che è una frase di strada, una frase da graffiti, ci sta pure come battuta, dai, ma poco si addice allo stile felpato di Chiara Ferragni, che è oramai una vestale del politicamente corretto e magari è una che non è abituata, almeno in pubblica, a pubblico, a chiamare le donne cagne o gatte morte. Infatti dopo un po' la frase è stata eliminata sia da Twitter sia da Instagram. Era forse una forma di promozione per il disco del marito, boh, o qualche altra cosa, non si sa. Il fatto è che anche se l'ha cancellato su internet non sparisce nulla, e questo Chiara dovrebbe saperlo bene, tant'è che la frase è rimasta salvata e scolpita negli screenshot che ancora girano sui telefoni. Ultima notizia, il politicamente corretto che fa nascere un nuovo pronome in Francia. Queste sono le meraviglie lessicali e lo spirito dei nostri tempi. Che succede? Che in Italia, più o meno, per fortuna, abbiamo 3 pronomi personali. Lui è il maschile, lei è il femminile ed esso per il neutro, anche se il neutro si addice alle cose e non le persone. In Francia invece hanno soltanto maschile e femminile. Allora, il principale dizionario francese, Le Robert, chiaramente non si pronuncerà così, ma è il limite di non conoscere il francese o altre qualità, si è inventato un terzo pronome che è Yel, I-E-L, che nasce sostanzialmente da una crasi tra maschile e femminile. E questo è un po' il risultato della guerra dei generi in corso, no? E non si cerca di violentare? No, dai, un termine troppo forte, però di piegare la lingua alle necessità del momento, del periodo, della stagione che stiamo vivendo. Leone da tastiera finisce qui. Vi saluto sempre molto caramente. Questo era Leone da tastiera, il podcast di Salvatore D'Ama.